Torna per la terza edizione sul lungomare di Via Caracciolo la manifestazione culinaria più attesa dell'anno. È la Caputo Napoli Pizza Village, promossa dall'Associazione Pizzaioli Napoletani da martedì 3 fino a domenica 8 settembre. Protagonista assoluta la pizza. Con un ticket di 10 euro sarà possibile degustarla accompagnata da una bibita, un dolce e un caffè, e la si potrà scegliere tra 45 pizzerie storiche di Napoli e provincia che per 6 giorni allestiranno il proprio forno a legna sul lungomare Partenopeo. 30.000 metri quadrati allestiti per oltre 4.000 posti a sedere. Come già l'anno scorso torniamo con questa iniziativa della pizza alle quattro frazioni per approfittare della presenza di migliaia e migliaia di cittadini napoletani e non solo per la sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata delle frazioni, premiando le pizzerie che maggiormente mostreranno attenzione sul tema della raccolta differenziata. La novità di quest'anno è che avremo anche questo compattatore a energia solare messa a disposizione delle 45 pizzerie per poter conferire subito il materiale organico proveniente dai residui dell'evento. Davvero credo che non abbiamo nulla da invidiare a iniziative come l'Oktoberfest, quindi l'idea nostra è di investire molto su questo progetto, davvero un grande, bello, partecipato, straordinario avvenimento che fa una grande proiezione internazionale di Napoli. Fitto quest'anno il programma di iniziative che accompagneranno l'evento, musica, cabaret, spettacolo e per la prima volta a Napoli anche il campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo. La gara si svolgerà alla Rotonda Diaz e coinvolgerà nei giorni 3 e 4 settembre circa 500 pizzaioli provenienti da 50 paesi stranieri, nella preparazione della pizza classica fino a quella acrobatica. Un museo itinerante sarà inoltre allestito nei giardini di Via Caracciolo con l'esposizione di reperti e foto antiche per far conoscere storia e curiosità sulla pizza napoletana. È il primo museo internazionale della pizza al mondo. È un primo appuntamento temporaneo con l'obiettivo di diventare poi permanente, magari anche con l'aiuto del comune. Importante perché la pizza si racconta anche in questo modo, attraverso le attrezzature, il vestiario, le immagini storiche e attraverso un lavoro che abbiamo commissionato ad uno storico che racconterà la pizza appunto dando attraverso un taglio che è scientifico. L'anno scorso abbiamo fatto 300.000, come diceva il vice sindaco, quest'anno speriamo di raddoppiare e arrivare a 600.000 persone.